Buonasera, ben ritrovati a Cuccioli e Campioni. Sentite questo scrosciante applauso che arriva dai ragazzi del Pescara. Primi calci, terzo anno. Vogliamo fare un applauso di nuovo, ragazzi, così vi facciamo vedere tutti. E abbiamo questa squadra ospite che, come al solito, si confronterà con un personaggio della prima squadra del Pescara, che sveleremo tra poco perché lo avremo già ospite nella prima parte della trasmissione. Intanto salutiamo l'allenatore, collaboratore di questa squadra di Cuccioli, che è Daniele Stante. Buonasera. Buonasera a tutti. Tu sei collaboratore di Stefano Di Battista, che è tra il pubblico, che salutiamo, poi più tardi parlerà anche lui. E poi c'è il nostro Bruno Nobili. Buonasera. E questa sera con noi, per sottoporsi alle domande dei Cuccioli, il vice allenatore del Pescara, Emanuele Pesoli. Buonasera. Ciao Emanuele. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui. Tu eri venuto nel nostro studio qualche mese fa come allenatore dell'Under 16, poi come si è evoluto il tuo percorso? Non te l'aspettavi? Ah no, sinceramente quando sono venuto qui tutto immaginavo e pensavo tranne quello, insomma, ecco, quello che è accaduto poi, no? E allenavo il mio gruppo di ragazzi e stavo, insomma, ecco, facendo un buon lavoro con loro perché erano cresciuti parecchio e poi, ecco, hanno fatto il finale di campionato molto bene perché comunque avevano delle basi solide grazie al lavoro fatto da me e dal mio staff. E è arrivata questa chiamata improvvisa, è stata quella di Bepi Pillon, il mister che io ho avuto a Carpi come allenatore, ero il suo capitano e mi ha chiamato per delle informazioni subito dopo quando ha firmato il contratto con il Pescara e da lì è nato questa idea di seguirlo in prima squadra. Me l'ha chiesto e ho preso al volo questa occasione perché era un'occasione ghiotta, importante per la mia crescita personale, professionale, anche perché comunque la prima squadra era in un momento di difficoltà, quindi mi sono buttato a capofitto su questa avventura, su questa scommessa che poi per fortuna abbiamo vinto insieme con il mister, grazie alla sua bravura, alla sua maestria e esperienza. E quindi ecco, una grandissima soddisfazione, un'annata super piena di soddisfazione perché comunque abbiamo salvato la categoria e quindi questa è una cosa che fa piacere. Bruno, che cosa ha funzionato secondo te in modo particolare in questa coppia Pillon-Pesoli? Ma io devo dire innanzitutto che Pillon è stato molto intelligente, nel senso che uno che arriva nuovo in un posto e quindi non conosce, non sa le cose eccetera, ha fatto bene a mettersi vicino qualcuno che invece è già nell'ambiente da diversi anni e che poi conosceva perché in passato lo aveva avuto come giocatore, quindi questa è stata una cosa positiva che ha senz'altro contribuito ad aiutare Pillon in questo lavoro e poi le cose sono andate bene per cui è andato tutto come si prevedeva, insomma. Daniele, voi allenatore della scuola calcio, avete visto passare Pesoli dalla parte di uno di voi alla panchina del Pescara, avete fatto il tifo per lui? Ma io già andavo prima allo stadio ogni sabato, e come col suo ingresso in panchina andavo con molta più voglia del solito, sicuramente. Io il giorno dopo la notizia di Lele come vice le ho mandato un messaggio, ho fatto il mio in bocca al lupo perché c'è un'amicizia al di fuori di tutto e sono veramente felice di questo perché comunque anche lui, diciamo che adesso è un pescarese doc e quindi ha dato una grossa mano alla salvezza anche lui. Stefano Di Battista, allenatore di questa squadra dei primi calci, anche tu una parola su Pesoli che insomma, conoscevi molto bene da collega, conosci e conoscevi anche prima della sua esperienza in prima squadra. Sì, assolutamente sì, perché essendo il papà di uno dei miei piccoli campioni lo vedevo spesso, quindi siccome io oltre ad essere un allenatore, un mister, sono tifosissimo del Pescara, quindi quando lui
ha iniziato questa esperienza in prima squadra, sono stato assolutamente contento per lui e per fortuna abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello di salvare la categoria. Con lui ovviamente non parlavamo di prima squadra, parlavamo soprattutto di come si comportavano questi piccoli amici. E niente, comunque è una bravissima persona, una persona preparata, e quindi mi complimento con lui e con il mister Pillon per l'obiettivo raggiunto. Invece, questa sera che squadra avete portato qui? Allora, loro sono tutti i bambini nati nel 2009, qualcuno nel 2010, e fanno parte di un gruppo chiamato Piccoli Amici del terzo anno, perché così la federazione li ha denominati. Io li ho da 4 anni, sto con loro da 4 anni. Li ho visti crescere, maturare, ed è stato emozionante per me seguire questo percorso con loro, perché li ho visti praticamente che non sapevano neanche calciare la palla, non sapevano neanche correre, un altro po', e piano piano invece si sono visti insomma i progressi, ed è davvero una delle cose più emozionanti vederli crescere, sia sotto l'aspetto motorio, calcistico, ma anche sotto l'aspetto caratteriale, perché ognuno di loro ha un suo carattere particolare, quindi è bellissimo crescere insieme a loro. E uno dei motivi perché abbiamo avuto questa sera qui Emanuele Pesoli sin dall'inizio è perché in studio c'è un confronto molto simpatico, il siparetto con il figlio Damiano, perché tu sei anche papà. Come ti comporti, Emanuele, da papà di un piccolo calciatore? Ma stare dietro ad Alessio e Damiano è un lavoro importante, eh? Quindi io finisco al campo l'allenamento con la squadra, torno a casa e trovo loro già che palleggiano per il giardino, vogliono giocare, fare, è una passione che hanno nel DNA. È bellissimo perché comunque mi rivedo piccolo, mi rivedo bambino quando ero come loro. Effettivamente buon sangue non mente, quindi hanno dentro questa passione e credo e spero soprattutto che venga coltivata da più possibile. Poi se dovessero diventare dei campioni sarei contento, ma se giocano e si divertono anche con gli amici senza ambire ai palcoscenici più importanti, per me è uguale. L'importante è che loro veramente vanno al campo. Poi Damiano frequenta questa scuola calcio da 4 anni, da quando siamo arrivati qui a Pescara. Si trova benissimo con i compagni, ha 2 allenatori bravi, preparati, pazienti. Daniele è arrivato quest'anno, poi è un amico e lo ringrazio delle belle parole. Stefano lo conosco da 4 anni, perché comunque appena sono approdato qui a Pescara l'abbiamo subito scritto Damiano a scuola calcio, e Stefano è stato il punto di riferimento di questa avventura nel calcio per Damiano. Quindi è felice quando torna a casa e sorride. Sono contento e quindi faccio i complimenti a loro. Damiano, ha ragione papà? È vero quello che dice? Sì. Ma tu lo imiti un pochino? Vuoi diventare come lui? Sì. Allora, che cosa vuoi? In che cosa vuoi essere come lui? Nel carattere, nel modo di giocare? Nel modo di giocare. Che cosa ti piace in particolare di papà nel suo modo di giocare? Che quando è nel cross ci va sempre di testa, invece io ho paura della palla. Bravo, quindi devi migliorare sotto questo aspetto. E papà ti dà i consigli? Sì, certe volte. Certe volte, non sempre però. Perché devo andare sempre all'allenamento, quindi mi vede di sera o di mattina. Ah, ecco, non viene sempre all'allenamento? No, no, però certe volte mi viene. E tu invece lo guardi papà quando fa l'allenatore? Sì. Dove lo vedi? In televisione? Vai all'allenamento del Pescara? All'allenamento del Pescara quando non sono occupato. Ah,
Ah, quando non sono occupato, vale certo. Mettere bene, mi sembra giusto. Prima gli impegni personali, mister, giusto? E poi... e tra poco lo vedremo anche in campo, Damiano, perché è stato uno dei protagonisti, sarà del servizio che vediamo dopo. Infatti, Emanuele, solitamente quando arriva il campione si vede una scheda su di lui, e c'è anche un servizio su di te che ha preparato Massimo Profeta, però questa sera devi dare la precedenza ai certo. Cuccioli, quindi noi vedremo prima chi sono questi ragazzi dei primi calci terzo anno. Iniziamo subito dall'allenatore che è qui e che abbiamo intervistato sul campo di Ravanna, dove si allena normalmente questa squadra, con Francesco Paolo Salviani. Con il gruppo 2009 quest'anno è andato abbastanza bene, io sto con loro da circa 4 anni, quindi i progressi si sono visti. Ovviamente non parlo solo dei risultati, perché per loro è ancora una classe d'età dove non c'è agonismo, il campionato comunque non ha una classifica, perché è giusto che sia così, però ho visto in questi 4 anni che ci sono stati dei miglioramenti, dei singoli bambini, sotto sia l'aspetto caratteriale e tecnico, diciamo così. Allora, ovviamente ci sono dei ragazzini che hanno avuto una crescita esponenziale rispetto ad altri, però anche i bambini che comunque partivano con delle difficoltà sono riusciti a superarle in maniera evidente anche loro, e quindi l'obiettivo è quello di riuscire a sviluppare in tutti la voglia e tutte le capacità tecniche della nostra disciplina, insomma. Quindi ovviamente ci sono bambini con delle doti naturali che nascono così magari, però tutti sono riusciti a raggiungere gli obiettivi quest'anno. E i ragazzi, durante noi finiremo la stagione, diciamo, verso la metà di giugno, però durante la fase estiva molti dei ragazzi della Pescara Calcio parteciperanno al camp che si svolgerà a Castel di Sangro, e quindi questo è anche un modo per non farli stare fermi durante la stagione estiva. E in genere nelle altre stagioni i ragazzi che abbiamo lasciato a giugno poi a settembre li abbiamo ritrovati, ovviamente qualcuno per altri impegni, poche unità si allontano, ma il gran numero li ritroviamo anche a settembre, e questo è insomma è anche uno stimolo per noi istruttori. E sentiamo subito un bambino per commentare questa intervista all'allenatore. Giovanni. Il mister è molto bravo, perché quando stiamo perdendo mette i giocatori. Cosa fa quando fa dei cambi quando state perdendo? Sì. Fa dei cambi e quindi. E li azzecca tutti. Non ho capito. Li azzecca tutti, azzecca tutti i cambi. Vedi, anche un tecnico, Giovanni, che capisce, insomma, fa sempre i cambi giusti. E c'è qualcuno di voi che invece si è arrabbiato qualche volta perché non è stato inserito al momento giusto, che avrebbe voluto partecipare? No, siete tutti contenti. Sono terrorizzati, mister, hanno paura di fare critiche. Nessuno, niente, non parlano. Invece io volevo chiedere a Daniele Stante, siccome prima parlava il mister nell'intervista di difficoltà iniziali che qualcuno ha superato, cioè che molti hanno superato, quali sono le difficoltà iniziali a questa età? Per quelli che magari non fanno parte di questo gruppo da tanto, è quello di integrarsi proprio nel gruppo, perché comunque quando arriva uno nuovo alla loro età è un po' difficile farlo entrare. Chi ha più carattere è quello che ci mette meno tempo di tutti, diciamo. Però diciamo anche che loro, la maggior parte, riescono a farli entrare tutti come se niente fosse. Veramente un gruppo fantastico, io l'ho detto subito anche a Stefano appena dopo 2-3 mesi che allenavamo.
Difficoltà altre non ce ne sono, perché io non penso che ci siano difficoltà tecniche, perché loro è un'età dove non puoi giudicare un ragazzo a livello tecnico, perché deve ancora imparare, deve ancora crescere, è ancora tanto davanti, quindi altre difficoltà io non le voglio giudicare, non le voglio dire sinceramente. Bruno, si parlava prima nel servizio di un camp a cui molti ragazzi parteciperanno, è importante a questa età, 9 anni, non farli smettere, dare continuità al calcio anche nella stagione estiva? Ma sì, perché tanto lo farebbero uguale, non è, loro più stanno in attività, più giocano, più si divertono, perché in fondo non dimentichiamo che per loro è sempre un divertimento, più fanno quindi quello per cui si divertono è meglio, eh. Anche d'estate, di notte, a tutte le ore. C'è la prima fascia pubblicitaria, però prima volevo coinvolgere Emanuele Pesoli, si parlava di cambi, a questa età l'allenatore come può accontentare i ragazzi che vogliono giocare, i genitori che guardano in tribuna e cercare di dare spazio a tutti? Ma oddio, i genitori credo che l'allenatore non debba neanche considerarli, perché tanto la lamentela è sempre dietro l'angolo, giocano o non giocano, anche se giocano tanto e vengono cambiati, hanno sempre da ridire, quindi il mister assolutamente deve accontentare soltanto i bimbi, e i bimbi credo che basti veramente poco, basti, anzi vedo questi bambini che quando sono in panchina e segna il compagnetto entrano in campo e si abbracciano, quindi basta quello, e assolutamente loro sono molto bravi per questo. Andiamo in pubblicità, ci vediamo subito dopo per un altro servizio a Cuccioli e Campioni. A Cuccioli e Campioni per parlare con i ragazzi della vostra sede. Mister, voi vi allenate sul campo di Ravasco, quanto è importante la sede in cui ci si allena a questa età? Ci sono delle caratteristiche che deve avere un campo? Va bene, loro sono appunto 4 anni che giocano sempre lì, si allenano lì. Ovviamente loro giocano in campi chiamati questi, nei campi di calcetto, e ovviamente la conoscenza del campo per loro, stare sempre lì almeno 2 volte a settimana, è un punto favorevole, perché comunque conoscono il terreno, conoscono l'ambiente, però si sanno far valere anche in altri campi, in altri terreni. Ed è giusto che imparino a giocare un po' su tutti i tipi su tutti i tipi di terreni, sui vari tipi di campi. La struttura del Ravasco è una struttura abbastanza accogliente, e quindi loro ormai sono abituati in questo polo e si sono trovati abbastanza bene, insomma. Mm-hmm. E vediamoli ancora in campo, questa volta saranno proprio loro a parlare nel servizio che segue. Il mio sogno è di diventare calciatore al Pescara e diventare attaccante. Il mio attaccante preferito del Pescara è Mancuso. Io non mi perdo una partita del Pescara né allo stadio né in televisione. E certe volte perdono, certe volte no. Quando guardo la partita vedo tutti i movimenti di Mancuso, i tiri, eccetera. E vorrei diventare come lui. L'anno prossimo dovrò fare la quarta, mi piace il calcio e la scuola, studiare, fare i compiti. Ho cominciato a 5 anni alla Gladius e ho fatto varie partite contro il Pescara e eccetera. Poi sono passato al Pescara e ho cominciato a fare pure qua varie partite e non ho ancora giocato contro la mia ex squadra. Contro la mia squadra vorrei prendermi almeno una rivincita.
con il Pescara, con la mia nuova squadra. Il calcio non lo abbandono, gioco con gli amici al mare, certe volte no, perché devo studiare quello che mi hanno dato le maestre per le vacanze. Che mio padre, visto che giocava in tante squadre, mio padre mi ha portato, perché l'avevano mandato, l'avevano detto che voleva venire a Pescara, lui ha detto sì. Dopo abbiamo cambiato casa e dopo mio padre ha detto che vuole giocare a calcio, io ho detto sì e ho detto sì. Questi 4 anni di calcio ho imparato che non si deve avere paura della palla, non devi chiamarli, che il mister ci dice non li devi chiamare, li devi battere le mani. E quando un attaccante pressa devi fargli fare il primo stop e dopo puoi andare a pressare. Queste volte mio padre dà dei consigli che no, devi avere paura della palla, quando hai paura di fare questo lo devi fare. Vorrei assomigliare a lui, però no come faccio queste cose, vorrei assomigliare come lui a difendere. Il mio giocatore preferito è Messi. Per giocare a Pescara però che venissero i miei amici con me giocherei, certo. Il mio sogno è giocare sempre titolare e vincere la Champions. Continua. Ci saremo noi su Rete 8 Sport. Che meraviglia, tra l'altro questo loro salto, l'inno al Pescara, ha avuto tantissime visualizzazioni sul nostro profilo Facebook ed è arrivato ad applaudire i cuccioli anche il team manager del Pescara, Andrea Gessa. Ciao Andrea, grazie Ciao. Per essere qui. Ciao, buonasera e grazie dell'invito. Grazie. Grazie a te, abbiamo aspettato tanto questo momento perché tutti quanti più o meno sono passati per questo studio e tu eri uno dei pochi che mancava. Allora, visto che parliamo di calcio a 9 anni, tu giocavi già a quell'età? Sì, non avevo la fortuna di giocare in una squadra importante come può essere il Pescara. Giocavo nella squadretta del paese, insomma, insieme a tanti amici, compagni di scuola, di classe, e giocavamo tanto anche in giardino, devo essere sincero, un po' quello che forse ora loro non hanno l'opportunità di fare. Prima avevamo più dei grandi campi in giro per le città, dove un po' anche magari le mamme così coraggiosamente ci lasciavano in balia di noi stessi, però quello ti permetteva di giocare tantissimo. E in fin dei conti penso che le ore, come in tutto, insomma, le ore di lezione quando si parla di scuola e le ore di pratica di calcio, che pur essendo magari per strada in quel caso, possano essere utili a poi in vista di magari tanti di loro non lo vogliono neanche fare, però per fare i calciatori e migliorare la tecnica servono tante ore. Quello era una bella scuola. E quello, insomma, mi è rimasto quello lì, il campo dell'oratorio allora. E però insomma loro hanno la fortuna di portare già dei colori importanti, di una squadra già blasonata con dei mister qualificati, cosa che noi purtroppo non avevamo. E Emanuele Pesoli, un commento su tuo figlio che ti vuole imitare, ha detto, come difensore. Damiano, come ho detto, c'ha tanta passione, gioca, come dice Andrea, ha la fortuna di avere un giardino a casa, quindi con il fratello è un continuo, e con gli amichetti lì intorno a casa lo stesso, con Nicolas giocano tanto, e quindi questa è una cosa che gli fa bene per la crescita, gli fa bene. Sicuramente è più sano della PlayStation, questo è poco ma sicuro. Chi è che vota per il calcio, che pensa che il calcio sia più sano della PlayStation? Alzi la mano, vediamo un po', facciamo un sondaggio.
C'è qualcuno che ha difficoltà a alzare la mano, ma alla fine è alzata tutti. All'unanimità, bene, scusami, continua. Ah sì, c'è un dissidente, vai. E quindi no, ecco, dicevo che mi imita, lui vuole fare il difensore, adesso non lo so, ogni tanto cambiava ruolo, adesso lo vedo quando vado al campo che sta lì dietro, deve togliere un po' la paura della palla quando arriva un po' più forte, però questa è l'età, ancora piccolino, quindi piano piano poi imparerai a non chiudere gli occhi. Poi ci ha raccontato la tua storia sportiva, ha detto papà voleva venire a giocare a Pescara, allora io ho detto sì, come, ha avuto però l'ok, giusto, hai detto tu l'ok, papà sì, puoi giocare a Pescara. Vedi, è vero questo, sì, lui con il tuo fratello quanti anni è, più grande o più piccolo di te? 11 anni, aspetta. È già venuto in trasmissione, è vero, l'abbiamo avuto in un'altra puntata, quindi andate d'accordo, sì? Sì. E lui pure un difensore? Ricordo. Sì, però a sinistra. Ah, ecco, quindi insomma avete posizioni ben determinate. Ragazzi, tra poco farete le vostre domande, siete pronti a Emanuele Pesoli? Prima volevamo coinvolgere Andrea Gessa, abbiamo aperto questa trasmissione... non potevamo non farlo parlando del Pescara, questo binomio vincente Pillon-Pesoli. Tu come ti senti adesso dopo questa salvezza acquisita? Ti senti sollevato? Beh, meglio un po' come tutti i tifosi, no? Prima di tutto siamo tifosi del Pescara, quindi certamente è stata sofferta poi con l'arrivo del mister Pillon, quindi anche di Emanuele, questo ha preso dei binari più giusti, più tranquilli e tutto, diciamo, anche se all'ultimo momento, però è stata raggiunta quello che era l'obiettivo alla fine a quel punto. E diceva Bruno Nobili, è stata saggia la scelta di Pillon di farsi affiancare da un allenatore che conoscesse l'ambiente. Beh certo, Emanuele ha giocato per il Pescara, abbiamo giocato insieme, sicuramente è stato importante affiancare il mister con una figura che conoscesse già l'ambiente, perché è stato molto più rapido l'inserimento del mister stesso, la conoscenza delle nostre metodologie, dei giocatori primavera. Emanuele è molto preparato anche sulle giovanili, no? Perché ci ha lavorato, quindi insomma sicuramente questo ha permesso un più rapido inserimento. Daniele, le vicende del Pescara, il campionato tribolato di quest'anno, loro hanno seguito, commentavano in campo? Sì, loro lo commentavano sempre, all'inizio il loro sogno, che ormai non è manco più un sogno, perché grazie al presidente, grazie comunque a tutta la dirigenza, la Serie A l'abbiamo vista due volte, anche loro l'hanno potuta vedere due volte. Loro all'inizio volevano proprio il Pescara in Serie A, poi diciamo un paio di questioni sono andate via così e ci hanno portato sulla brutta strada, ma questo diciamo non è una colpa, non è niente, anzi ci sta purtroppo, e io sono sicuro che l'anno prossimo si ripartirà al meglio, e loro lo sanno, loro sono, come diceva anche Andrea, loro sono i primi tifosi, e senza di loro forse veramente tutto questo non esistesse. C'è un coinvolgimento, Andrea Gessa, dei ragazzi, un'interazione con la prima squadra, perché vengono spesso allo stadio, hanno cantato a dicembre la canzone di Natale insieme ai giocatori? Beh, sì, anche se devo essere sincero, forse ancora troppo poco. Credo che lo spirito di questi bambini sia molto positivo per tutti noi. Vivere la loro spensieratezza, il loro modo di vivere il calcio ci fa bene a tutti. Quindi grazie a Massimo Mucciante e il suo gruppo della comunicazione che ha fatto quel bellissimo video, è stato possibile anche ricordarci che effettivamente il vero sentimento, la vera passione nasce da lì. Insomma, credo che il coinvolgimento loro è ancora troppo poco
continuo comunque nella nostra... Mi piacerebbe vederli anche all'allenamento, poterli, anche se molti delle giovanili li incrociamo, però sono già grandicelli, loro hanno una carica diversa. È una bella idea questa, Bruno, una maggiore interazione tra i cuccioli e i campioni, che magari nata proprio l'idea in questa trasmissione, sì, non farebbe male. In pratica c'è, perché i ragazzi si interessano alla prima squadra, quindi forse non c'è il contatto proprio così spesso, però loro sono sicuro che sono informati di tutto e di tutto quello che succede intorno alla prima squadra. Ragazzi, prendete il microfono, cominciate a presentarvi, iniziamo dalla prima fila. Vai. Io mi chiamo Diego Zaini e gioco a centrocampo e da grande voglio fare il calciatore. Bene. Sono Emanuele D'Alessio, faccio il difensore e l'attaccante e da grande voglio fare il calciatore. Il difensore e l'attaccante, quale ti piace di più come ruolo? Difensore. Aspetta, avvicina il microfono, difensore. Come mai questa doppia scelta? Mister, adesso non può parlare con il microfono, perché da difensore attaccante? Ma perché tutte e due la pensiamo uguale, diciamo che ancora, sono ancora piccoli da dargli una posizione fissa, sì, specifica. Pronto. Bene, andiamo avanti. Mi chiamo Tommaso Sugli e faccio il portiere e da grande voglio essere un portiere. Dove? Sai anche dove? Alla Juve. Mi chiamo Mattia Covelli e da grande voglio fare un calciatore e sono un attaccante. Dove vorresti giocare? Nel Napoli. Nel Napoli. Mi chiamo Nicolas Esposito, faccio il centrocampista e da grande voglio fare il calciatore. Dove? Al Pescara. Al Pescara. E tuo papà chi è? Visto che tanto abbiamo già parlato. Aspetta, dai il microfono di nuovo a Nicolas, possiamo dire chi è tuo padre? Mauro Esposito, anche Mauro Esposito, insomma, anche lui impegnato nel Pescara con la Primavera, ex giocatore biancazzurro. Anche tu vuoi imitare tuo padre come Damiano? Sì. Vuoi essere come lui? Sì. Che cosa ti piace di tuo padre che vuoi imitare? Che quando stoppa la palla se lo scalca sempre uno e dopo fa sempre gol. Bravo, bravissimo, anche lui era il commento tecnico sul papà. Allora, Damiano? Mi chiamo Damiano Pesoli e... Da grande voglio fare il calciatore, il mio ruolo è la difensore e da grande voglio giocare al Pescara. Pescara. Mi chiamo Giovanni Coppola e faccio il portiere e da grande voglio fare il calciatore al Milan. Mi chiamo Giorgio Di Blasio e sono un attaccante. Da grande voglio fare il calciatore e voglio giocare al Milan. Al Milan anche tu. Passiamo il microfono in seconda fila. Mi chiamo Marco Bianco, il mio ruolo è il centrocampista. E a me dipende da chi mi vende, basta che non è la Juve. Fantastico, merita un applauso. Dipende da chi mi vende. Pratico. Mi chiamo Jacopo Mobili. Sono che ruolo hai? Portiere attaccante e voglio giocare al Milan. Da grande, bene. Il calciatore, da grande voglio fare il calciatore. Il mio nome è Dinesh Antonetti e il mio ruolo è il difensore. Da grande vorrei fare il calciatore e giocare nella Juve. Nella Juve. Mi chiamo Riccardo Marinelli, il mio ruolo è il difensore, da grande voglio fare il calciatore e giocare nel Pescara. Andiamo avanti. Mi chiamo Federico Gasparini, gioco a centrocampo e vorrei fare il calciatore e giocare col Pescara. Col Pescara. Siete tutti di Pescara o c'è qualcuno che viene da fuori, da lontano? Andiamo avanti. Mi chiamo Manuel Racciatti, faccio il difensore centrale e da grande voglio fare il calciatore e giocare al Pescara. Al Pescara, bene, passa il microfono in terza fila. Mi chiamo Diego Pasqualone e faccio il centrocampista e da grande vorrei fare il calciatore
e vorrei giocare al Pescara. Mi chiamo Cristian Baldi e faccio il portiere e da grande voglio fare il calciatore e giocare nel Napoli. Mi chiamo Samuel Dettore, il mio ruolo è il portiere. Da grande voglio fare il calciatore e vorrei giocare nel Pescara. Io mi chiamo Samuele Giardinelli, faccio il difensore e da grande voglio diventare un calciatore e giocare al Pescara. Samuele è un viso conosciuto, perché lo vogliamo ricordare. Samuele, tu sei stato opinionista, baby opinionista, nella trasmissione dedicata agli eventi qualche settimana fa, vero? Sì. Ti hanno riconosciuto? Ti ha dato visibilità quell'esperienza? Sì. Bene, lasciamo il microfono. Io mi chiamo Giovanni Abete, da grande vorrei fare il calciatore e giocare nel Napoli. Nel Napoli. Sono diversi sostenitori del Napoli. E ruolo difensore. Difensore. Mi chiamo Antonio Sebastiani, ruolo difensore, vorrei giocare nel Pescara. Sei parente del presidente? Magari. Bellissimo. Sono meravigliosi, veramente... Questa trasmissione, quando andremo in vacanza, ci mancherà per l'innocenza e la spontaneità di questi ragazzi, vero Bruno? Allora, adesso è veramente il momento di fare le domande, però prima dobbiamo ricordare chi è Emanuele Pesoli. Abbiamo un servizio pronto su di lui che vedremo subito dopo la pubblicità. Il nostro studio è incandescente oggi, abbiamo dei ragazzi veramente vivaci, per loro arriva il momento in cui si divertono di più, perché possono fare liberamente le domande all'ospite della prima squadra, che è il vice allenatore Emanuele Pesoli. Stiamo vedendo chi è questo personaggio del Pescara nella scheda di Massimo Profeta. Città di Anagni, dove è nato ormai 38 anni fa Alzano Virescit, Tivoli, Lupa Frascati, Ancona, Vittoria, Vicenza, Venezia, Cittadella, Varese, Siena, Verona, Carpi, Pescara e L'Aquila, una sorta di girovago del calcio. Stiamo parlando di Emanuele Pesoli, più di 200 presenze in B, di cui 15 col Pescara, 9 in A nel Siena, stagione 2011-2012, debutto tra i professionisti col Tivoli nel 2000 in C2, esordio in B da titolare con la Vicenza contro il Catania 30 gennaio 2005. Primo gol in cadetteria il 30 aprile dello stesso anno al Menti con la Salernitana. Sfida fondamentale in chiave salvezza. Poi i playoff con Cittadella e Varese. Il momento migliore della carriera di Lele. Difensore centrale, abile nel gioco aereo, forte fisicamente e con una buona visione di gioco. Uno dei suoi mentori è Mister Sannino. Prima a Varese, appunto, poi a Siena. Impossibile dimenticare il giorno dell'esordio in A, 22 settembre 2011 all'Olimpico di Roma contro un certo Francesco Totti, finisce 1-1. Il momento peggiore sicuramente quello vissuto con l'inchiesta sul calcio scommesse, squalifica di 3 anni, una ferita rimasta aperta per una battaglia che ha combattuto con dignità e consapevolezza della sua assoluta estraneità ai fatti. La protesta è eclatante, Pesoli infatti decide di incatenare davanti alla FGC e di fare lo sciopero della fame. Agosto 2012. Si era appena accordato con Verona, contratto biennale, che tuttavia decide di non farlo firmare fino a quando il processo non fosse terminato. Devo avere un confronto con chi mi accusa, visto che sono stato condannato a 3 anni di squalifica per un illecito sportivo che non ho commesso. Vorrei avere la possibilità di confrontarmi in aula con Gervasone e Carobbio e guardarli negli occhi e difendermi come la giustizia vuole. Una storia senza dubbio pazzesca, incredibile. Il 31 gennaio 2013 il tribunale del Tenas accoglie in parte le sue richieste e riduce la condanna da 3 anni a 10 mesi. Nel frattempo il Verona centra la promozione in Serie A e Pesoli festeggia così.
finalmente ci siamo. Dopo 11 anni l'inferno è finito, siamo in compagnia di Emanuela Pesoli, bellissima, bellissima con questa parrucca. Grazie. E del grande Andrea Cocco, insomma. Allora ragazzi, che emozioni ci sono? Guarda, a livello personale è immensa, perché comunque ho vissuto un anno particolare e, vivendo il gruppo tutti i giorni, e quindi ecco, sento la cosa mia e sento che così è stato raggiunto un grande traguardo. La gente è contenta, la piazza lo merita e i ragazzi lo hanno meritato. A Carpi l'anno seguente conosce Pillon, subentrato a Vecchi. Ottima stagione, quindi l'esperienza di Pescara, allenatore Marco Baroni, a dire il vero non felicissima, almeno inizialmente, un infortunio, condizione non al top, soprattutto tante critiche, ma il carattere è tosto. Pesoli si riprenderà. Uno stralcio dell'intervista rilasciata nel gennaio 2015. Che cosa è successo quest'anno a Pesoli? All'inizio magari hai pagato una condizione fisica imperfetta, poi però ti sei ripreso, però insomma non è il Pesoli che per esempio io ho visto qualche anno fa in quel campionato straordinario che disputasti a Varese, correggimi se sbaglio. Sì, ho fatto diverse stagioni a buoni livelli, Varese è stata insomma quella che mi ha dato più soddisfazione, comunque abbiamo centrato i playoff. E quest'anno sì, sono partito un po' così a rilento, comunque ho avuto questi infortuni all'inizio. L'ultima partita che abbiamo fatto, una palla dentro, dove sembra che dove sto io succede qualcosa, no? Soltanto con l'aiuto del gruppo un giocatore ne esce fuori, da solo non va da nessuna parte. Leggi i giornali o guardi le trasmissioni? No, le trasmissioni le guardo, poi mi capita quando... Meglio! Sì, lo so, però ecco, ci sta, è il nostro lavoro e quindi le critiche fanno parte di questo. Insomma, accetti con serenità. Verranno anche momenti dove magari ecco, farò un golletto, una bella prestazione, magari ci andiamo a bere una cosa con i giornalisti che mi hanno dato sotto. Assolutamente sì, e tra l'altro io ricordo che sfiorato sarebbe stato un gran gol col Frosinone, grande parata di Pigliacelli. No? Sì, fece una grande parata. Quindi al prossimo aperitivo con Emanuele Pesoli, non è che ci dai la cicuta, no? Che cos'è la cicuta? Cioè il veleno, no? Ma no, ci facciamo... che se beve qua? Di tutto. Un vinello bianco? Vinello bianco, ma anche un po' di rum. Ti piace il rum? Facciamo cioccolato e rum, no? No, io sono... Allora, vino bianco secco, dai. Fermo oppure frizzantino? Vino bianco, sì. Vino bianco. Fermo. Benissimo, okay. Grazie. Ciao ragazzi. Gennaio 2016, il passaggio all'Aquila, quindi il ritiro, il contestuale inizio di una nuova carriera, quella di allenatore. Comincia nelle giovanili biancazzurre. Lele supera il corso allenatori UEFA, viene affiancato a Beppi Pillon. Naturalmente gli auguriamo le migliori fortune. Emanuele, cosa si prova nel ripercorrere la tua vita in questa scheda così suggestiva? Ma sempre emozionante, bellissimo. Ringrazio Massimo per il montaggio molto toccante. Allora, ragazzi, sono pronti. Prima domanda per il vice allenatore del Pescara. Perché fai il secondo allenatore? Chi te l'ha chiesto? Perché? Perché fai il secondo allenatore? Ah. Al posto del primo allenatore? Perché non sei il primo allenatore? Ah certo, vabbè. Ciao Antonio, allora, perché comunque adesso io sto facendo un percorso, no? Un percorso di crescita, quindi sto imparando e mi auguro insomma che al più presto possa diventare il primo allenatore. Al momento devo imparare, studiare e stare attento a tutto quello che l'allenatore Mr. Pillon propone, perché comunque è tutta esperienza che faccio. Secondo? Che cosa avete dato in più rispetto ai Pifani? Che cosa? Che cosa hai dato più alla squadra rispetto ai Pifani? Ah, ciao Giovanni. No, vabbè, la squadra, purtroppo il calcio non è che ci stanno allenatori che fanno dare qualcosa in più o qualcosa in meno. Ogni allenatore cerca di portare da parte dei ragazzi più energia possibile, più gioco possibile. Qualcuno ci riesce con più facilità, altri no, perché sono meno fortunati. Noi siamo stati fortunati a incidere subito e quindi a ottenere qualche risultato in più.
però pure Epifani, insomma, ha fatto il suo lavoro, ce l'ha messa tutta e è andata meno bene. Vai, Samuele. Anche se stavi dietro in difesa, facevi qualche gol? Certo, ogni tanto io ero un difensore che sicuramente cercava di non farli fare i gol, però quando c'era qualche calcio d'angolo andavo a saltare in area di rigore, visto pure l'altezza, qualche gol l'ho fatto. E quindi ecco, ogni tanto a caso, ma ci riuscivo. Perché hai scelto di fare l'allenatore? Perché comunque è stata sempre la mia vocazione, anche durante la carriera tanti miei compagni guardavano un po' il fine carriera con il punto interrogativo, quindi si domandavano che cosa potessero fare alla fine della carriera, e qualcuno già aveva le idee chiare, quindi figure dirigenziali, procuratori. Io ho sempre pensato al campo, quindi mi piace stare in campo e quindi penso che il ruolo dell'allenatore sia la scelta giusta. Qual è stato l'attaccante più difficile da marcare? Io ho avuto la fortuna, anche se soltanto per un anno, di giocare in Serie A, quindi ho avuto delle belle partite, ho giocato delle belle partite e credo che l'attaccante più forte che ho incontrato è Cavani del Napoli. Posso fare una domanda? Prego. Io mi ho detto a Cavani, io mi ricordo quella partita, me la ricordo benissimo, mi ricordo un gesto, brutto esempio però, è un gesto che lui fece a Cavani, siccome Cavani aveva i capelli lunghi, gli ha tirato i capelli da dietro, non so, volevo capire bene cosa era accaduto precisamente. Sì, è vero. Quella partita era una partita di Coppa Italia a San Paolo, ci furono insomma, ecco, dei bei scontri tra difensori e attaccanti, qualcuno leale, qualcuno meno pulito, quindi qualche gomitata ci sta in campo, e quando lui per liberarsi in aria alzò il gomito e mi prese di striscio, a arbitro lontano feci un gesto così, un po' istintivo di prendergli i capelli, ma la sfortuna volle che c'era il fotografo, quindi giorno dopo foto sul Corriere dello Sport, prova foto TV e due giornate di squalifica. Quindi non si fanno quelle cose, eh? Però ogni ride, tanto volevo capire un attimo se erano veri o finti. Non si fa, vero Damiano? Questo non imito tuo padre in questo, no? Bruno, te la ricordi questa? Te la ricordi questo gesto? Questa sì, vagamente mi pare di sì. Però ma lui voleva solo vedere se c'aveva i capelli veri o finti. E Andrea e Gessa, come stanno comportando i nostri cuccioli? Sono molto disinvolti, eh? No, sì, anzi, veramente, mi stupisco della loro compostezza, sicuramente. Bravi. Loro hanno qualche cosa da chiedere anche a te poi, sì. Bene, andiamo avanti. Come è iniziata la tua carriera? La mia carriera è iniziata come la vostra, inseguendo un sogno, giocando nel cortile, giocando all'oratorio, come dice Andrea, giocando con la squadretta di paese. A differenza vostra, noi guardavamo un cartone animato che si chiamava Ollie e Benji, era un cartone di calcio dove qualsiasi cosa noi vedevamo dentro la televisione, poi la riportavamo sulla strada e spesso e volentieri le ginocchia sbucciate, eccetera. Quindi era una passione che io, soprattutto, forse non so se Andrea, io l'ho presa da quel cartone animato, Ollie e Benji. Anche nel tuo caso c'è stata la complicità? Sì, sicuramente era uno dei più gettonati il cartone, però sì, la passione poi nasce dal gioco, dallo stare insieme, una cosa che ti senti dentro, ecco, sicuramente puoi emulare alcuni gesti che vedi in televisione, è sicuramente positivo. Prossimo intervento. Ah, ecco qui, guarda che cosa ci va a vedere Max Muccianti. Ha ritrovato il gesto di Pesoli che tira i capelli a Cavani. Fantastico, bellissimo. Grazie Max per questa sorpresa. I nostri cuccioli ridono perché veramente
Poi è proprio la hai proprio il viso cattivo, l'espressione molto dura in questo momento. Lui invece così tra il sorriso Bruno, e il dorato. Da Modese erano veri, no? Da Modese erano veri. Dove avete un nome? Bene, grazie. Abbiamo anche creato un momento di rarità rivedendo questa immagine. Chi è che vuole parlare adesso? Fare la domanda, vai. Come sei stato quando Pillon ti ha scelto come vice allenatore? Sono stato molto contento perché comunque ho avuto la possibilità di lavorare con un mister preparato, ma poi ho avuto la possibilità di rientrare in un ambiente che avevo lasciato pochi anni prima, 2 anni prima. Quindi tanti giocatori che erano così, sono della prima squadra, erano miei ex compagni. Quindi è stato bello, è stato emozionante. Ma tu hai giocato solo col Pescara o con altre squadre? No, ho giocato anche in altre squadre, tra cui anche per dire una delle tante, il Vicenza, che poi è una squadra che ha un gemellaggio forte con il Pescara, tra tifoserie. Carpi, Verona, poi, Varese. Sì, ha giocato a Carpi, a Varese, ha giocato a Siena, ha giocato a Cittadella, ho giocato all'Aquila gli ultimi 6 mesi della mia carriera. E ho fatto tanta Serie B, tante città, e per poi arrivare a Pescara e fermarci qui. Prossimo. È difficile il lavoro da allenatore? Sì, è molto difficile perché sicuramente era molto più semplice giocare a calcio, perché comunque andavi al campo, ti allenavi, non dovevi programmare nulla, e eseguivi gli ordini e le direttive del mister, facevi le 2 ore, le 3 ore massimo, poi andavi a casa e staccavi la spina. Invece da allenatore vai al campo, che hai avuto già una programmazione la sera prima, torni a casa e devi programmare per il giorno dopo, e se le cose vanno bene magari pensi meno, ma pensi lo stesso. Se le cose vanno male, quindi non vinci, pensi tanto e non dormi la notte. Andrea Gess, anche il passaggio da calciatore a team manager è così? Sì, sicuramente. Il ruolo fuori dal campo è sempre un ruolo difficile per chi comunque ha sempre vissuto di campo, di spogliatoio. Sicuramente l'allenatore ha comunque il vantaggio-svantaggio, perché comunque ha anche un altro tipo di responsabilità, di comunque vivere il campo, quindi continuare a vestire i panni, la tuta, vivere proprio l'essenza del campo stesso. Quello del dirigente comunque sia è un pochettino più asettico. La mia fortuna è stata quella di incontrare Massimo Oddo nella mia prima esperienza, primo anno da team manager, che mi ha fatto vivere questo passaggio gradualmente, perché mi faceva cambiare quando loro comunque erano dispari, cercava di coinvolgermi, oppure di anche Max Marini mi faceva calciare ai portieri. È stato comunque per me un passaggio importante, perché mi ha permesso di un passaggio graduale, ecco. Quindi, Bruno, tu come l'hai vissuta questa fase di transito da calciatore ad allenatore? Beh, da quello che mi ricordo, abbastanza difficile, insomma, perché appunto i compiti sono molto diversi. Poi io, diciamo, ho fatto molta Serie C, e in Serie C devi fare tutto quasi da solo, anzi da solo, per cui i problemi erano molti di più. Non hai preparatore atletico, non hai allenatore dei portieri, eccetera eccetera, quindi con mille difficoltà. I due mister hanno trascorsi da giocatore anche? Stefano, Daniele, no? Io no, io pochissimo.
poi mi sono... E dopo qui dice qualcuno che fa notare che hai avuto un infortunio dopo? Sì, perché... ho avuto due infortuni. Ah, vieni, aspetta, facciamo parlare Damiano che conosce anche la storia. Lui non me l'aveva detto che stava facendo una partita, un allenamento, dopo stava giocando e si fa male al ginocchio e dopo si è ritirato. Sa tutto, sì, no, mi sono rotto i crociati in una partita e poi mi sono anche strappato il muscolo e da lì ho detto... E quindi è finita la carriera? Sì, ho iniziato subito a allenare, a istruire i ragazzi a 18 anni praticamente, e con una società che ringrazierò a vita, che è di Montesilvano, che mi ha dato veramente questa grande soddisfazione. Hai avuto un riscatto dopo questo brutto infortunio. Andiamo avanti con le domande? Mister, come tratti i giocatori quando fanno un errore? Come tratto i giocatori quando fanno un errore? Ah, oddio. Quando, cioè, sbagliare è umano, quindi uno cerca poi in partita sicuramente di riportare l'errore nell'allenamento per poi correggerlo. Ma purtroppo nel calcio sbagliano i più grandi, quindi sbagliano in Serie B, sbagliano i giovani. Bisogna allenarsi per cercare di farne meno possibile. Vai. Hai provato altri sport oltre il calcio? No, sinceramente non ho mai fatto altri sport all'infuori del calcio. Sapevo fare un po' la pallavolo, un po' il basket, ma solo perché erano attività comunque che erano proposte a scuola, ma il calcio era l'unico sport che poi praticavo con costanza. Il mio sogno è di diventare la bandiera del Pescara. Come me, era da bambino il tuo sogno? Se sì, con quale squadra volevi essere la bandiera? Sì, era il mio sogno. Il mio sogno era quello di giocare nella Lazio. Quello di giocare nella Lazio, perché sono tifoso della Lazio. E andavo quando ero un giocatore dilettante, perché prima di arrivare a giocare in Serie B ho fatto anche le categorie più basse, quindi l'Eccellenza, l'Interregionale, e l'Interregionale in quegli anni giocava di sabato, quindi riuscivo poi la domenica ad andare in curva nord, e il mio sogno era quello di arrivare a fare la prima partita da professionista con la Lazio, cosa che non è mai avvenuta. E sì, magari diventare una bandiera come lo è diventato Giorgio Chinaglia, come l'ha diventato giocatori del calibro di Beppe Signori, però purtroppo non è stato così, perché la carriera ha dato altri risvolti. Facciamo un applauso sia a Emanuele Pesoli sia a Marco che... ha dato prova di questo segno di appartenenza. Voglio diventare una bandiera del Pescara. Mister, tu hai giocato prima di allenare? Così completiamo. A livello dilettantistico, non come loro, come Andrea e come Emanuele. Quindi trasmetto loro solo la teoria, diciamo. Per la pratica è meglio che seguono i genitori. Andiamo avanti. Vorresti giocare ancora a calcio? Qui ci stanno degli ospiti che hanno giocato a calcio, che hanno smesso il calcio, e quindi possono capire il distacco che ci sta poi quando smetti. Manca tanto il campo. Io ho dovuto smettere per forza, però, perché non ne avevo più fisicamente, ho avuto un problema importante all'anca. E sì, però ogni tanto la sera quando dormo, ogni tanto alterno qualche sogno che ancora gioca a calcio, e sinceramente è bello, e sì, mi manca. Qual è stato il giocatore più forte con cui tu hai giocato? Il più forte di tutti? Io ho giocato con diversi giocatori bravi, molto bravi, ma secondo me uno dei più bravi con cui ho giocato è Franco Brienza. Forse voi non lo conoscete, ancora gioca al Bari, e è un giocatore che ha raccolto molto di meno rispetto alle qualità, ai mezzi che ha, che aveva, e secondo me è uno dei più forti. Qual è stato il gol più bello che hai fatto a Pescara?
A Pescara, Damianino, non ho segnato. Ho segnato il più bel gol che ho fatto, io me lo ricordo. Un gol bello che porto nel cuore quando giocavo a Cittadella e feci il gol nel derby e tu eri appena stato concepito, quindi ancora eri dentro la pancia di mamma. E infatti poi c'è anche un bel ricordo, una bella foto dove io come esultanza misi un palloncino dentro al parastinco e feci gol, lo gonfiai sotto a forma di cuore, ci stava scritto Teresa, Alessio e puntini puntini che eri tu. E ancora non avevamo scelto il nome, quindi quel gol era dedicato a te. Bella, bellissimo, lo sapevi Damiano questo? Lo sapevi questo particolare, già te l'aveva raccontato papà? Il microfono, date il microfono. Sapevo il gol, però quello lo sapevo perché papà ha messo tante cose che abbiamo tre piani, quindi nel piano più sotto ha messo tutti i ricordi del calcio, le magliette, e dopo ha messo delle foto che c'era il palloncino che lui aveva gonfiato e l'aveva alzato. Bravo, informatissimo, ci sta anche raccontando, riscrivendo la casa anche, sì, tre sì. Piani. Vai! Perché hai fatto il difensore in un altro ruolo? Perché Nicolas, io giocavo a centrocampo prima, però ero forse un po' limitato tecnicamente, quindi poi un mister mi spostò da difensore centrale, fisicamente ero forte, e avevo un bello stacco di testa, avevo le caratteristiche del difensore, e anche se da bimbo volevo fare sempre il difensore, quindi sono nato così e quindi ho fatto sta carriera da difensore. La più grande emozione da giocatore l'hai vissuta a Pescara? Nel Pescara sì, ho avuto altre emozioni. Un'emozione in negativo l'ho vissuta a Pescara, che è stata la finale che abbiamo perso a Bologna per la Serie A, anche se lì non giocai, ero in tribuna, però comunque facevo parte di un gruppo spettacolare e lì ci fu veramente una delusione che ho portato dentro per tutta l'estate. Quindi è stata veramente un'amarezza fortissima. Anche quelle sono emozioni, però. Ma gli errori che hai fatto quando eri calciatore e da allenatore le fai capire a giocatori del Pescara? Quelli sono errori, come dicevo prima, che purtroppo capitano. Capitano ai più bravi, capitano ai meno bravi. Gli errori in campo si fanno. Non bisogna battersi, bisogna poi tornare al campo dopo la partita, allenarsi per migliorare, per far sì che insomma non avvengano più. Quindi ne ho fatti tanti da giocatore, sicuramente anche i miei giocatori ne faranno in campo, ma non mi arrabbio, cioè, cerco naturalmente di essere più tranquillo possibile e quando torniamo al campo di analizzarli e correggerli. Come sei diventato secondo allenatore? Sono diventato grazie al mister Pillon che mi ha chiamato. E prima allenavo i ragazzi, avevo iniziato da 2 anni con i ragazzi e dalla chiamata del mister sono stato portato in prima squadra. Poco tempo prima hai proprio preso il patentino da allenatore UEFA. Io ho fatto nei 2 anni... 2 anni addietro, da quando ho smesso, ho fatto 3 corsi. Ho fatto il corso UEFA C, che è quello prevalentemente per il settore giovanile. Poi ho fatto UEFA B, che puoi allenare fino all'interregionale, quindi alla Serie D. E poi ho fatto UEFA A, che puoi allenare fino alla Serie C. Puoi fare il secondo in B in A e puoi allenare la primavera. Adesso manca il master, quello che ha il mister Nobili. Però quello mancano ancora 8 mesi di lavoro, quindi prima di farlo devono passare 8 mesi da quando finisci UEFA e vediamo se a ottobre c'è la possibilità,
come tempo soprattutto, perché comunque ti impegna tanto tempo, di andare a Coverciano è già in programma. Bene, bene, in bocca al lupo anche per questo Grazie. Tuo progetto. Vai. Se un giocatore si fa un autogol e quando torna nella spogliatoia, tu cosa gli dici? Che gli dico? Se fa l'autogol... Tiri i capelli. No, sicuramente quando fai un autogol un giocatore non ci sta bene, sarà abbattuto, quindi cerco di non dirgli niente. È come quando un giocatore sbaglia rigore. Sicuramente quelli sono errori che uno non calcola. Quindi stai zitto, in silenzio, cerchi di rincuorarlo e di incoraggiarlo. C'è un giornalista. Chi è? Allora, sì, c'è un giornalista. Due, ce n'è uno proprio dietro. Ah. Vai. Dietro di te lasciamo il... Perché io proprio come bandiera dovevi scegliere la Lazio? Ah. Mister, ma tu sei della Lazio? No, eh? No. Cioè... Quella della Lazio la tagliamo. No. Impossibile tagliare, non possiamo tagliare nulla, ormai siamo in onda, non si può tagliare niente. Giovanni è pronto per una domanda, poi c'è anche Damiano. Secondo te qual è il giocatore più forte che sta al Pescara? Il più forte che abbiamo noi? Allora, secondo me ci stanno dei giocatori bravi, molto bravi. Il giocatore più forte che abbiamo è Gas, Brugman. Brugman è uno per le qualità che ha calcistiche e secondo perché per essere un grande giocatore deve essere anche una grande persona, deve essere un grande professionista. E Gas è in totus a 360 gradi il calciatore modello. Andrea, si riparte da Brugman e Pettinari per la prossima stagione? Beh, io non sono io l'addetto a fare mercato, quindi non ti saprei Così. Dire. Io ci Sentendo spero. Sentendo qualche voce nelle alte stanze della società. Diciamo che ci spero, dai. Noi abbiamo tante domande ancora che i nostri cuccioli devono fare, ma prima dobbiamo andare in pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo. A Cuccioli e Campioni è pronto Pesoli Junior per una domanda al papà. Quando Fillon ti ha chiamato, io, te, mamma e Alessio era andata in torneo. Quando Fillon ti ha chiamato, ti è dispiaciuto a Pasqual che non sei venuto al torneo di Alessio? Un applauso, scusate, ma l'applauso ci vuole perché questa spontaneità, ma... Noi eravamo a Vicenza per Pasqua perché mio figlio Alessio, il più grande, faceva un torneo lì a Grisignano e quindi abbiamo approfittato per farci pure due giorni di vacanza. E poi lì mi chiamò Pillon perché aveva appena firmato e quindi loro sono rimasti a Vicenza con amici e io ho ripreso la macchina e sono sceso a Pescara. Quindi sono salito, arrivato a Vicenza, ho messo le valigie e ripartito, quindi è stata un po' una barzelletta. Sì, mi è dispiaciuto perché Alessio ci teneva molto al torneo. Ma Fix, il nostro amico, ci stava pure il bambino piccolo, tu nemmeno l'hai vista una volta, solo una volta l'hai visto. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Ho dovuto parlare solo io. Vai. Fantastico. Tu in difesa con chi giocavi? E qui a Pescara? Qui a Pescara avevamo una bella difesa, c'era Zampano, e c'era Fornasier, c'era Salamon, c'era Zubaric, e c'era Grillo, e c'era, no, Crescenzi ancora non c'era, Andrea aiutami, chi c'era? C'era Andrea Rossi, e c'era Raffaele Pucino, era una bella difesa era. E poi c'era in porta c'era Fiorillo, c'era Simone Aresti, c'era Andrea Gessa come giocatore, c'era Melchiori come attaccante, era una bella squadra quella e infatti è una squadra che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Siamo partiti male però poi siamo arrivati a fare le finali, quindi è stata una bella annata. Bruno, bella annata? Beh sì, hanno fatto dei buoni risultati, pur sì, è vero, partendo male, ma dopo le cose si sono affilate, è andata tutto bene. Un'altra domanda per Emanuele Pesoli? Vai Samuele.
Ma quando hai tirato i capelli a Cavani, lui che cosa ti ha detto? Quello non si può dire. Quello ci vogliono un po' di beep. Cioè, stanno i beep? Allora mi ha detto che sei... il labiale, possiamo vedere il labiale. No, no, ragazzi, non tentate di indovinare perché non possiamo andare non in onda. Allora, vai. Vi siete messi a litigare? Eh sì, ci siamo messi a litigare, poi in campo sì, ci siamo ancora dati qualche botta, qualche entrata, poi a fine partita però, come succede sempre, quelle sono un po' la tranza agonistica, fine partita finisce tutto, quindi ti dai una stretta di mano, magari non so se è finta o vera, però finisce tutto, ti scambi la maglia e basta. Un'altra domanda? Chi è che ha il microfono? Vai. Ma sei nato con la passione del calcio? Sì, sono nato con la passione del calcio, come tutti voi. Nessuno ha detto che da grande vuole fare il dottore o tutti? I calciatori. Calciatori. E quindi pure io sono nato con la passione vostra. Ragazzi, fai la domanda a Pesoli, poi andiamo con le domande di Andrea Gessa. Come ti è iniziato a piacere il calcio? Come è piaciuto? Come ti è iniziato a piacere il calcio? Il calcio è iniziato a piacermi con, come ti ho detto prima, a parte che io ho due fratelli, quindi giocavamo sempre insieme, guardavamo sto cartone animato, guardavamo le trasmissioni sportive, che era il 90° minuto, ci vedevamo i gol della Serie A e poi riportavamo tutto per la strada e giocavamo insieme. Ragazzi, adesso una domanda per Andrea Gessa. Ma vai d'accordo con il presidente Sebastiani? Che deve dire? io penso di sì, bisognerebbe chiedere a lui se va d'accordo con me, però sì, abbiamo un ottimo rapporto e niente, lui mi ha dato fiducia e io sto cercando di ripagarla, tutto qua. Prossima domanda? La più grande emozione l'hai vissuta a Pescara? Sì, sicuramente. Quando abbiamo vinto il campionato di Serie B con la cavalcata famosa, insomma, con la squadra di Zeman, cui ha giocato Verratti, Immobile, Insigne e 2012. Tanti altri. E adesso loro fanno parte della nostra nazionale italiana, quindi... Per me è stato un onore poter giocare con loro e poter dire di aver fatto parte attiva di quella grande squadra che allora fece parlare di sé anche in Europa, ne parlò il Barcellona addirittura. Ma che emozione ti ha dato quando sei diventato calciatore? Bella, una bella soddisfazione quando coroni un sogno e tanti sacrifici vengono ripagati, è bellissimo, vuol dire che ce l'hai messa tutta e che insomma anche la fortuna ti ha aiutato. È chiaro che te quando ottieni un bel voto a scuola che dici? Un po' fortuna, un po' perché sei stato bravo che hai studiato, la stessa cosa. Che soddisfazione hai avuto quando hai fatto il primo gol? Il primo gol, insomma, non ne facevo tanti, io ne ho fatti sempre fare tanti, quello sì, è stata un po' la mia pecca più grande, però ne ho fatti e è stata un'emozione grandissima, soprattutto il primo gol qui a Pescara, lo ricordo benissimo perché... È una partita molto importante, tiratissima a Pescara e sotto la curva nord che insomma era aggremita, allora veramente c'erano 20.000 persone col Sassuolo e su cross di Bonanni andai a chiudere sul secondo palo e feci un bel gol e andai sotto la curva, per me fu una grande emozione. Che da lì insomma entrai un po' nei cuori dei tifosi. Dai. È stato difficile diventare da giocatore
ad allenatore in pochi mesi? Non sono un allenatore, io sono un team manager. Il team manager è colui che sta vicino alla squadra, un po' un anello di congiunzione tra la squadra e la società. Di qualsiasi cosa tu hai bisogno, tu vai dal tuo allenatore, no? E in prima squadra c'è il team manager per le cose non tecniche e cerchiamo di risolvere i problemi dei calciatori. Aspetta, tipo... che non hai il microfono, facciamo parlare Giovanni, vai. Tu eri in campo quando il Pescara ha fatto la più grande rimonta della storia? Qual è la più grande rimonta della storia? È una rimonta. Una rimonta che ricorda lui del Pescara. Ma sì, abbiamo fatte tante di rimonte, abbiamo ribaltato tanti risultati, ora dirtene una in particolare non ricordo sinceramente, però Sassuolo? Mi suggerisce. Luca Teseo ci suggerisce Sassuolo in B. Risultato finale? 3-2. Ecco, vedi, lo sa meglio di me lui. 4-2, Daniele? 4-2. Te la ricordi quella rimonta, Daniele? Sì, perché era un'annata che stranamente non bellissimo di più. Io quell'anno le ho viste tutte e facevo anche qualche trasferta, quindi perché era veramente un'annata che da ricordare. Io la racconterò ancora forse ai miei nipoti e ai figli dei miei nipoti per farti capire, quindi va bene così. È stata una grandissima soddisfazione per Pescara soprattutto. Adesso c'è un video a sorpresa, aspettate ragazzi, c'è un video a sorpresa per Andrea Gessa, una persona che a te è molto legata, che ti saluta. Ciao Andrea, mi raccomando riposati, non lavorare troppo allo stabilimento, che dobbiamo ripartire più forti di prima. Dai Gessa. E grazie. Grazie a Vincenzo De Frisco dell'area marketing del Pescara che si è prestato per questo saluto a sorpresa. Tu adesso sei atteso da un'attività abbastanza faticosa, no? Sì, lui si preoccupa perché se sto troppo allo stabilimento non gli posso dare una mano a lui. Allora dice non vorrei impegnarmi troppo nel lavoro, quindi... No, io sì, ho un'altra attività e diciamo che finito il lavoro col Pescara... Cerco di dare una mano per quello che mi è possibile nell'organizzazione anche lì dello stabilimento, ma in realtà ci sta la mia famiglia, mia moglie in primis. È anche quello un piccolo sogno che abbiamo realizzato grazie sicuramente al calcio, grazie all'impegno di mia moglie, dei miei genitori, dei miei suoceri, che senza di loro sicuramente non sarebbe possibile. Un altro esempio di un ex giocatore del Pescara che rimane qui, sceglie di rimanere a Pescara, Bruno, come te, come Emanuele Pesoli, come Mauro Esposito anche, papà di Nicolas. Molti, sono molti quelli che hanno giocato a Pescara e sono rimasti qua, quindi lo stesso Giorgio Repetto, quindi siamo in tanti. Affascino questa città. A proposito di colori bianco-azzurri, ce n'erano tanti qualche giorno fa all'inaugurazione del nuovo store del Pescara, vediamo il servizio nel TG Bianco Azzurro. Domenica 27 maggio 2018 torna il Pescara Official Store, torna in centro dove era prima, ma c'è stato uno spostamento dalla location iniziale a questa di Via Carducci. Torna un punto di riferimento per tutti i tifosi del Pescara, torna in pieno centro l'Official Store. Durante l'inaugurazione tantissimi tifosi e sportivi intervenuti insieme alla squadra che proprio in questa occasione si è presentata dopo il tradizionale rompete le righe. Qualche spunto di riflessione sul campionato e sull'importanza di questo punto ufficiale per i tifosi. Sì, è un bellissimo pomeriggio, abbiamo fatto una buona amichevole oggi per concludere la stagione e adesso c'è l'inaugurazione di questo store che a parere mio è davvero bello e siamo contenti sia finito l'anno e abbiamo conquistato questa salvezza
che ci siamo sudati fino all'ultima partita, però siamo contenti e pronti a ripartire. Ora mi godo un po' Pescara, perché comunque ho comprato casa qua, sto arredando, quindi mi sto un po' qua. Poi penso di andare in vacanza in Africa. In Africa? Mi sto organizzando. In Africa, vabbè, dove più o meno? Forse Sudafrica, ancora sto decidendo, vediamo. Poi ovviamente fine giugno, inizio di luglio si ritorna. Sì. Sì, poi fine giugno sto qua, mi faccio altri 10 giorni prima del ritiro, sto a Pescara per prepararmi al ritiro, diciamo. Poi dai, speriamo di ripartire alla grande, perché c'è molta voglia da parte di tutti di riscattarci. E lo Storo rappresenta il punto d'incontro con i tifosi. Abbiamo visto tanta gente di Pescara che vuole ancora e molto bene a questa squadra. Qui la scintilla si riaccende in un attimo, un po' come in Sud America, no? Certo, l'entusiasmo c'è, poi la gente qua è molto, molto calda, allora in questo senso è una fortuna avere un tifo così, però dipende molto da noi, loro vedono e percepiscono quello che dà la squadra in campo, allora siamo noi i protagonisti che dobbiamo dare anche a loro una mano per scaldarsi, come si dice, e creare entusiasmo che è tutto quello che ha mancato quest'anno. C'è il momento anche per rilassarsi, per stare un po' insieme e darsi i saluti o comunque l'arrivederci per incominciare il prossimo anno più forte di prima. Era importante riaprire perché giustamente è l'unico punto che abbiamo in città, e sia per quanto riguarda la biglietteria che poi per il merchandising dei prodotti del Pescara, era importante riaprire. Ci siamo spostati per avere una location un po' più grande, più adatta alle nostre esigenze, come vedete. Look totalmente rifatto, ci saranno delle novità, cercheremo di fare anche, non lo so, qualche trasmissione, qualche evento diverso dalla semplice vendita dello store. Come vedete c'è un angolo con un divanetto, ci saranno ancora piccoli ritocchi da fare, ma l'importante è che siamo ripartiti e lo store riaprirà a pieno regime, e quindi da domani siamo pronti. Mister, ha visto parte dell'amore di questa città per la squadra allo stadio, oggi la vede qui in centro, si è reso conto dell'affetto e di quanto è calda questa piazza, oggi torna anche lo store ufficiale. Sì, beh, mi ero reso conto subito dell'amore dei tifosi verso questa squadra, della passione che hanno verso questa squadra, dei dirigenti che sono molto affezionati a questa squadra, perciò... È chiaro che le responsabilità erano tante, ma sono felice di aver raggiunto l'obiettivo che è la salvezza, perché quando sono arrivato io quello era l'obiettivo principale. L'abbiamo raggiunto, adesso dobbiamo pensare, sperando che il prossimo anno possiamo ricominciare insieme. Se il presidente rimane qui, chiaramente penso che andremo avanti assieme. Vedi, Massimo ha detto te lo fa uno con il tuo numero. Personalizzato. Vabbè, lo prendo volentieri anche se non fumo. Ragione, perché comunque la presentazione di uno store per una società è molto importante, e ci sono numerose persone, quindi la gente Pescara è una piazza dove la gente segue molto la squadra, quindi è una piazza sicuramente importantissima. Non mi aspettavo di avere tutta questa importanza nello store, e mi gratifica tanto, perché si vede appunto che il messaggio che riesco a dare è quello che provo, che è un grosso affetto nei confronti della città e della piazza. Senti, tu hai presentato in Serie A, mai una parola fuori dalle righe, poi in apertura di campionato c'è stato un avvicendamento tra te e Pigliacelli, per un certo periodo Pigliacelli era il portiere titolare, poi però ti sei fatto trovare pronto e hai dimostrato l'amore per questa squadra, per questa città, per ciò che rappresenta. Pensi che sia arrivato veramente questo come messaggio diretto al cuore dei tifosi? Beh, senz'altro, se non avessi provato qualcosa probabilmente o 2 anni fa o quest'anno all'inizio avrei preso altre strade, invece
non l'ho mai preso in considerazione, la verità, perché poi fondamentalmente a volte mi sono levato dal mercato di proposito, nel senso, perché fine campionato scorso avevo declinato qualche offerta non da poco di alcune squadre di Serie B importanti già a fine maggio, e quindi quello era stato un attestato importante, poi al di là che del giocare o non giocare, perché poi magari non escono tanti articoli dove il mio nome era accostato a tante squadre, però fine campionato scorso avevo avuto modo di parlare con il Palermo e con altre società, però io le avevo già stoppate sul nascere, quindi alla fine sono felice perché ho aspettato, ma è una scelta che mi ha ripagato, era quello che volevo. L'Official Store offrirà tantissimi servizi, ad iniziare da quello di biglietteria. Roberto De Vincentis. Esatto, avremo due postazioni di biglietteria fissi, proprio per evitare il disagio a tutti quanti i nostri tifosi. La campagna abbonamenti partirà da questa postazione e speriamo che tutti apprezzeranno questo nostro sforzo. Sicuramente era una necessità, perché tutti ci chiedevano quando avremmo riaperto e finalmente oggi l'abbiamo fatto. Abbiamo detto che ci saranno tanti servizi, come per esempio la biglietteria, che è una cosa molto importante. Ma sicuramente, speriamo che questo sia anche uno stimolo per riaumentare un pochino le presenze allo stadio. Questa è stata l'occasione anche per fare il punto finale sull'area comunicazione della Pescara Calcio, che ha lavorato instancabilmente durante tutti questi mesi producendo e realizzando programmi anche televisivi come Cuccioli e Campioni. È piaciuto ai nostri telespettatori, è piaciuto ai ragazzi che sono venuti e che sono divertiti, è piaciuto anche ai calciatori del Pescara. Li abbiamo ospitati tutti e ognuno di loro ci ha regalato dei sorrisi, perché veramente trovandosi in questa situazione tra l'innocenza dei bambini, tra tante curiosità, anche loro hanno avuto momenti diversi da quelli che vivono solitamente. E tu ne sai qualcosa, perché hai curato egregiamente la regia, ti abbiamo fatto impazzire, perché insomma gestire tanti bambini in ogni puntata, bambini, ragazzini, ragazzi, non è semplice. È Massimo Mucciante, un po' di fatica però soddisfatto. Sì, ci ho messo l'anima, è vero, è diciamo che è un pool di organizzazioni, di aziende che insieme abbiamo realizzato diverse cosette. La parte mia ovviamente la parte visiva, dalle foto a alcune nozioni estetiche, però diciamo che un po' tutta la Pescara Calcio ha collaborato a questo, che è un bel biglietto da visita, ci serviva dopo la chiusura dell'altro e che speriamo che inizi sin da subito tra un po' con la nuova campagna abbonamenti, che ovviamente si realizzerà qui dentro. Quindi diciamo che per quanto riguarda la parte comunicativa, spero che vi abbiamo dato quello che aspettavate. Ripeto, non siamo giudici del campo e quindi riportiamo i fatti e basta. Noi non possiamo intervenire più di tanto, siamo rammaricati quanto voi, se non più arrabbiati di voi, però ripeto, noi cerchiamo di fornirvi un servizio e spero di esserci riusciti. Allora, noi come area comunicazione ringraziamo tutti, anche Marco Di Biase e Alceo Tontolonati e tutto il gruppo, grazie per averci seguito. Ci piace proprio chiudere la nostra stagione da qui, dal nuovo Official Store della Pescara Calcio. Ci risentiremo tra qualche settimana. Per il momento vi auguriamo, insieme ai nostri ragazzi, una buona estate, come sempre. Forza Pescara! Forza Pescara. Pochissimi minuti per salutarci a Cuccioli e Campioni, ci sono ancora due domande, la prima per Jessa. Ah no, Jessa. Quanti anni hai giocato nel Pescara e quanti anni avevi quando hai iniziato? Due domande. Allora, ho iniziato a 7 anni nella squadra del mio paese, allora si chiamava US Cassina, una squadretta vicino a Milano, e ho giocato 3 anni a Pescara da calciatore, 3 anni e mezzo anzi,
perché poi sono rientrato nel 2015 e questo è il mio terzo anno da team manager. Ho vinto 2 campionati da calciatore e 1 da team manager. Perché una cosa ci tengo a dire, che tutti si ricordano dell'annata di B, ma senza aver vinto la Serie C non ci sarebbe stata poi la squadra che poi con Zeman ha dato seguito. Per certi versi è stato più importante quell'anno là, perché eravamo obbligati a vincere, è stata una cosa no, difficile di più. E io ricordo con piacere quell'anno, perché è stato veramente fondamentale per tante cose, per la società che era appena subentrata, questa società con Sebastiani, allora faceva l'amministratore delegato, e è da lì che è ripartito tutto. L'inizio della rinascita. Allora, domanda per Emanuele Pesoli. Sei stato confermato come vice allenatore del Pescara per il prossimo campionato? Sì. Beh, giusto. Chiudiamo con il futuro. Ancora non lo sappiamo. Cioè, in teoria stiamo aspettando che il presidente ci chiami. E ha apprezzato molto il lavoro fatto dal mister e dai collaboratori, e quindi credo che tra qualche giorno sapremo qualcosa in più. Io lo spero, lo spera il mister, lo spero io, lo spera chi ha collaborato con questo staff. Bene, facciamo un in bocca al lupo a Emanuele Pesoli, ma insomma dovrebbe essere scontata questa conferma. Facciamo un in bocca al lupo con un applauso. E a questo punto passate il microfono a Damiano, domanda finale per Bruno Nobili. Cosa fai quest'estate? Un paio d'estati fa allenavo tuo padre, quando era ancora a Pescara e fuori rosa, lo allenavo io. Se quest'anno ci sono altri che vogliono seguire la strada, li alleno io quest'estate, va bene? Grazie, un applauso a Bruno Nobili. E noi ci salutiamo, ringraziamo questi meravigliosi cuccioli che questa sera ci hanno fatto veramente divertire, il Pescara primi calci del terzo anno, gli allenatori Stefano Di Battista, Daniele Stante, ringraziamo Andrea Gessa, il nostro grazie Bruno Nobili e Emanuele Pesoli. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a tutto il nostro staff tecnico, un grazie particolare come sempre ad Angelo Londrillo e anche ad Andrea Di Fabio e ancora Luca Teseo in regia, i fratelli Mucciante, anche Manuel Mucciante, Manuel Guaglialone per la parte audio e poi ancora, chi dimentico, al CEO Tonto Donati. E credo di aver ricordato tutti, ma voi non dimenticate che la prossima volta vi aspettiamo, la prossima settimana, Cuccioli e Campioni, per l'ultima puntata della nostra trasmissione. Buonanotte.